c'è, va combattuto. Dobbiamo rientrare a scuola, sì, però noi pretendiamo che il ritorno a scuola sia garantito sempre, cioè in sicurezza, e le condizioni in cui versano i trasporti, e in questo caso oggi il terminal di Termoli, non ci garantiscono la sicurezza e il distanziamento. E diversi genitori hanno deciso di mandare i propri figli a scuola con le auto anziché i pullman, perché temevano per l'appunto di contrarre il virus nei mezzi di trasporto, che ci dicono che sono stati potenziati, però a quanto pare non risulta. Vediamo tutte le stesse immagini di ottobre 2020, è una cosa che appunto terrorizza i ragazzi, i genitori, i docenti allo stesso modo, e noi riteniamo che la scuola sia una priorità per lo Stato, per noi ragazzi sia importantissima, però deve essere fatta in un giusto modo, garantendo la sicurezza, la socialità e la tranquillità. Se queste condizioni non sono rispettate, se dal punto di vista nostro, di noi studenti, non vale la pena ritornare in queste condizioni. Chiediamo dunque o di ridurre le percentuali didattiche in presenza e, se necessario, anche di tornare alla didattica a distanza al 100% per garantire il diritto allo studio ma anche quello alla salute. Giusi, Armando e Alice sono i rappresentanti d'istituto di alcune scuole del Basso Molise. L'appuntamento è alle 7.45 al terminal di Termoli. L'obiettivo è dimostrare che gli assembramenti ci sono, che le distanze non vengono rispettate e che c'è ancora molto da fare sul piano della mobilità per raggiungere i livelli di sicurezza e coniugare diritto allo studio e diritto alla salute, nonostante la didattica in presenza sia fino al 75%. Lo sciopero e la protesta dunque continuano. L'adesione è stata alta, in alcune scuole anche del 60%, riferiscono, sottolineando che vogliono tornare in aula ma farlo in sicurezza. Diversamente, meglio potenziare la DAD. Assicurano che a sostenerlo sarebbero anche molti insegnanti. I fari sono puntati su Termoli, ma a chiedere di essere considerati e soprattutto ascoltati sono anche gli studenti di Campobasso Isernia. Tutti insieme hanno deciso di scrivere al presidente della regione Donato Toma, all'assessore ai trasporti Pallante e al sottosegretario Di Baggio e, per conoscenza, all'USR e alle prefetture, chiedendo un incontro anche virtuale al fine di trovare soluzioni condivise. Non ci è arrivata risposta, l'ennesima email è stata inviata ieri e speriamo appunto in una risposta che arrivi tempestivamente, perché la situazione è questa e non vedrà una soluzione se non con un suo intervento, poiché i docenti e i presidi non possono intervenire su questa situazione, dal momento che il documento dice che a scuola si va per il 75%, andando per il 75% a scuola o per il 50%, questa al terminal è la situazione che si viene a creare. La vicenda finirà anche in consiglio comunale. I rappresentanti del PD e di Vota per Te, Sbrocca, Scurti, Vigilante e Casolino, hanno interrogato il sindaco Roberti per sapere quali misure ed interventi sono stati adottati dall'amministrazione dal mese di ottobre 2020 ad oggi per rendere più sicuro il trasporto scolastico locale e se è intenzione dell'amministrazione implementare il servizio di trasporto urbano. Anche i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno raccolto l'allarme lanciato dagli studenti e per questo si sono recati al terminal e davanti a alcuni plessi, riscontrando l'esistenza di problemi relativi alla sicurezza dei ragazzi, e chiedono per questo risposte da parte del sindaco.